sont plus beaux qu'un clair de lune. Vi raccontiamo un prodotto d'eccellenza. Certamente, allora, come preannunciato, oggi entriamo nel straordinario mondo e anche molto affascinante, devo dire, anche, come dire, in qualche modo di grande ricerca, che è il mondo delle spezie. Lo facciamo con Giacomo Pagnetti, a cui diamo il buon pomeriggio. Una spiata buonasera a te, Giorgio, e ai tuoi affezionati numerosi ascoltatori. Grazie. È un onore e piacere essere ospite nel tuo programma radiofonico. Grazie Giacomo, anche noi siamo molto contenti soprattutto di risentirci in diretta, ma soprattutto per raccontare questo mondo, partendo da una considerazione: il mondo delle spezie, quindi un mondo che arriva da lontano, da lontanissimo, ma oggi assolutamente protagonista non solo in cucina. Allora partiamo da questo concetto. Giusto, la tua anticipazione, mi trovi pienamente d'accordo. Il nostro impegno quotidiano per offrire alle persone esperienze culinarie senza paragoni è questa la visione di Weber, che fin dalla sua fondazione nel 1947, questo motto è anche il Trade Union con Demetra, azienda gastronomica italiana con la quale Weber collabora dal 1 gennaio 2015. Come già anticipato, mi presento, Pagnetti Giacomo, area manager dell'azienda Weber, no? Delle regioni Marche, Abruzzo, Molise e Puglia. Se volevi aggiungere qualcosa, Giorgio, interrompimi pure. No, certamente. Quando... noi entriamo così, ecco, in qualche modo esprimendo alcuni concetti, perché vogliamo arrivare poi a un prodotto d'eccellenza, una produzione d'eccellenza. Questo è il nostro mandato principe, sottolineare quelli che sono i protagonisti non solo dell'enogastronomia, ma anche di un territorio, di un concetto, di una storia. Certamente hai, come dire, sottolineato la Wiberg, un'azienda attiva dal 1947, però ecco, si sa veramente poco cosa sta dietro magari a un barattolino, magari una confezione che ci riconduce a un sapore, a un'aggiunta in cucina. In realtà c'è una grande organizzazione, Monica, perché... Sì, certo, poi noi abbiamo avuto la fortuna di poter visitare i due stabilimenti, sia quello di Salisburgo, stiamo vedendo le immagini in radiovisione in questo momento, che la sede di Freilassing. E devo dire, è stata un'invasione di profumi, di colori, di sensazioni a 360 gradi. E quello che ci ha più di tutti così ha posto la nostra attenzione era sia per la grandissima ricerca che per questo continuo desiderio e ispirazioni all'evoluzione del prodotto, partendo comunque da una materia prima scelta di grandissima qualità, ma soprattutto nella ricerca. Questo nuovo format dell'Academy, questa compartecipazione dei media per far vedere quello che è il prodotto finito, ecco, questo ci ha incuriosito ed è uno dei motivi per cui abbiamo scelto di parlare di spezie oggi con Weberg. Allora, dal tuo osservatorio, Giacomo, le spezie, l'importanza in cucina, noi incontriamo nella nostra trasmissione, ma non solo, come dire, i grandi chef, ma non solo i grandi chef, insomma la cucina la accompagniamo nei nostri racconti. E allora vediamo sempre di più che la scelta dei grandi professionisti va verso, come dire, una scelta della spezia giusta al momento giusto. Ci hanno raccontato che a posto del sale si possono mettere alcune spezie, alcune erbe, insomma un grande patrimonio che sta intorno a questi prodotti. Che dici? Giusto, le spezie vantano svariate proprietà beneficiche e salutari. L'osservazione che hai appena fatto riguardante quindi più spezie meno sale è sicuramente un'osservazione giusta. Ritornando ai benefici delle spezie e le proprietà, danno un senso di maggior gusto e sviluppano anche il piacere all'olfatto, possono stimolare l'appetito, possono favorire la digestione, possono migliorare e stimolare il metabolismo. Prego, ti stavamo ascoltando con molto interesse. Concludo in maniera veloce con l'ultimo punto, che possono avere effetti antiossidanti, analgesici e, per ultimo, non meno importante, afrodisiaci.
appena passato San Valentino. Certamente, è importante anche questo aspetto, che insomma la cucina poi la fa da padrona, perché basta solo un po', come dire, ricercare alcune elaborazioni, alcuni prodotti per arrivare poi a questi risultati di grande, devo dire, piacevolezza. Sì, una radioascoltatrice ci chiede qual è la metodologia migliore per la conservazione di queste spezie. Allora, per la conservazione noi ovviamente abbiamo nella nostra gamma diverse tipologie. Il nostro assortimento comprende erbe liofilizzate, dessiccate, spezie, funghi, miscele speciali, prodi, specialità per dolci, oli, aceti, creme di aceto, chutney e dip sauce. Per conservare al meglio le spezie, noi ovviamente come azienda leader di settore utilizziamo un imballaggio che è chiamato Box Salvaroma, il quale protegge da luce, protegge dall'ossigeno, dall'umidità, da odori estranei e protegge dalle perdite di aroma, quindi conserva i preziosi oli eterici e per ultimo ha una chiusura con sigillo di garanzia. Quindi diciamo che come azienda noi abbiamo un box salvaroma che è un brevetto, altrimenti il metodo migliore è quello sicuramente di preservarle da tutte quelle che sono le fonti esterne, come potrebbe essere luce, fonte di calore, in un contenitore chiuso più possibilmente ermetico. Sì, quindi diciamo che i classici vasetti che vengono messi quasi per scenografia in cucina non sono il luogo ideale in cui conservare la spezia o le erbe aromatiche. Io non, ecco, sicuramente come uomo Wiberg sono a dare comunque un valore aggiunto a quello che è il nostro imballaggio e non vedo la conservazione, il metodo migliore nei barattoli, in contenitori di plastica o vetro, il metodo migliore. Ecco, intanto la regia sta mandando, ecco qui c'è proprio una mia fotografia mentre sto confezionando alcune salcicciotte, alcune salsicce. È stata una giornata di studio di grande valenza, la ricordiamo con tanto affetto, ma per sottolineare poi un concetto che oggi la spezia bisogna, come dire, in qualche modo studiarla e incontrarla, perché è veramente, credetemi, un valore aggiunto in cucina, quindi è quel valore aggiunto come può essere un grande olio extravergine di oliva o magari un grande aceto, come dire, miscelato e lavorato insieme a un'altra elaborazione. Incontriamo le spezie perché oltre alla piacevolezza dei sapori, chiaramente incontriamo anche tutta quella parte strettamente legata alla parte salutaristica della nostra dieta quotidiana. Pagnetti, noi ti ringraziamo, abbiamo voluto sottolineare questa eccellenza e questa azienda territorio al di fuori del nostro territorio italiano, ma pur con di grandissima storia e di grandissima valenza. Con questo ti ringraziamo e consigliamo, vogliamo dare un'indicazione magari per poter incontrare e andare a ricercare i vostri prodotti, al di là della pubblicità che non amiamo fare nella nostra trasmissione, però insomma quando un prodotto d'eccellenza lo vogliamo sottolineare. Noi siamo distribuiti in tutto il territorio nazionale. Ecco, non una vendita diretta, ma di distributori che a loro volta visitano tutte le strutture ristorative per dare un apporto, un aiuto, quindi ecco, coloro che volessero acquistare i nostri prodotti è per il momento legato al canale dell'Horeca, quindi coloro che hanno ristoranti, alberghi e strutture ristorative. Certamente, noi Monica... Sì, concludiamo con www.viber.eu per tutte le informazioni anche di approfondimento che ovviamente non siamo riusciti a dare in questi tempi radiofonici. Grazie di questo collegamento, che dire, viva le spezie, andiamo ad usarle, informiamoci, anche il mondo internet è pieno di informazioni e cominciamo ad usarle in cucina. Con questo ti ringraziamo e magari ti diamo appuntamento per raccontare in un altro viaggio il mondo delle spezie. Grazie Pagnetti e buon lavoro a te. Molto volentieri, grazie, buona serata. Buona serata a te. Bene, noi personalmente sono molto legato a questo tipologia, diciamo, di fare entrare le spezie in cucina. Noi italiani le conosciamo poco, noi utilizziamo più che altro, forse più le erbe aromatiche che le spezie. Ed è un peccato perché, come dicevamo durante il collegamento, sono utili ai fini salutistici, per la digestione, per tante, per prevenire o per... Non voglio dire curare, ma per alleviare alcune patologie. Quindi avviciniamoci e scopriamo sempre di più il mondo delle spezie.